Sarebbe stato un malore e non la caduta sull'asfalto a far perdere la vita nel giorno di Pasquetta a Luigi Artuso, 69 anni, di Zimella, soccorso inutilmente ieri sul confine tra Sarego e Lonigo. Il pensionato stava percorrendo la strada in sella alla bici, poco lontano dalla sponda del torrente Agno, quando improvvisamente avrebbe iniziato a zigzagare fino a perdere l'equilibrio. Chi stava osservando la scena alle 9 del mattino lungo la Marona, sulla provinciale 18, ha tentato di prestargli aiuto e nel contempo è andato l'allarme. Per quasi un'ora si è fatto di tutto per tenere accesa la speranza di salvargli la vita. Soccorso in stato di incoscienza, l'uomo non si è più ripreso, rendendo vane le manovre di rianimazione. Artuso aveva lasciato l'abitazione come d'abitudine nei giorni in cui aveva del tempo libero di buon mattino, dirigendosi tra le strade di campagna e di collina verso Lonigo. Nessuna avvisaglia di quanto lo attendeva sul fronte della salute, con un probabile infarto a colpirlo mentre pedalava lungo la strada. Il malore che ha stroncato il 69enne è stato senza appello, non concedendo tempo a chi l'ha soccorso di rimediare all'arresto cardiaco.